Prima Fano, seguita da Cremona e Parma. Questo è il podio delle città che garantiscono il miglior servizio di mense scolastiche a livello nazionale. Lo ha accertato la selezione effettuata dall'ottavo rating Food Insider, che ha compiuto un'indagine sulle scelte sulla organizzazione delle mense scolastiche e di tutta la nazione. Un primato questo che Fano conquista per il terzo anno consecutivo. A Fano la ristorazione fornita ai bambini delle scuole attraverso 9 cucine gestite dalla Dussmann e attraverso 64 dipendenti tra cuoche, preparatori e personale di servizio ai tavoli è passata da 1.600 utenti di 9 anni fa ai 2.400 pasti preparati quotidianamente oggi, tassello di una politica che punta al benessere, alla salute, alla qualità dell'ambiente e alla partecipazione delle famiglie, le cui mamme sono invitate periodicamente al pomeriggio a collaborare con i cuochi nel preparare il menù del giorno seguente. Soddisfazione dunque per il nuovo riconoscimento è stata espressa dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, che insieme al responsabile della Dussmann Miguel Sanchez e al nuovo dirigente di settore Ignazio Pucci ha convocato questa mattina una conferenza stampa. Perché per il sesto anno consecutivo il Comune di Fano, per così dire, si colloca sul podio della ricerca e dell'analisi che Food Insider fa ogni anno sui menù scolastici del nostro paese. E quest'anno, per il terzo anno consecutivo, Fano è riconosciuto come il miglior menù d'Italia. È un risultato ovviamente che ci fa molto piacere, perché vedere che la nostra è una città che è in grado di dare una risposta sui servizi educativi, in questo caso sulla refezione scolastica, se possibile migliore in termini di qualità anche di grandi città metropolitane, di capoluoghi, di città di province o regioni a statuto autonomo che hanno anche risorse da poter investire potenzialmente diverse da quelle di una città come Fano, ovviamente ci fa molto piacere. C'è però, va detto, un lavoro grande che nel corso di questi anni è stato fatto dagli uffici dei servizi educativi, dal dietista Fabio Tinucci, dalla Dussmann che dal 2015 gestisce le 9 cucine comunali che producono ogni giorno quasi 2.400 pasti nella nostra città, e anche il personale insegnante, il personale educativo e le famiglie, i comitati mensa, una collaborazione e un'alleanza che è stata fondamentale in questi anni per far crescere e migliorare questo servizio, che nel 2015 raccoglieva circa 1.600 iscritti e oggi quasi 2.400, quindi con un aumento di quasi il 50%, e questo probabilmente è anche, diciamo, il risultato, il riscontro più tangibile dell'apprezzamento di questo servizio da parte della città e la dimostrazione anche molto concreta di cosa voglia dire veramente essere la città delle bambine e dei bambini. C'è una qualità dei prodotti molto alta, chilometro zero, biologico, pesce fresco dell'Adriatico, prodotti che provengono dai beni confiscati alla criminalità organizzata. C'è una capacità anche poi dei menù di fornire un percorso alimentare molto equilibrato, ovviamente seguendo quelle che sono le coordinate date dal Ministero della Salute. Poi c'è una capacità di innovazione nell'organizzazione del servizio. Penso al ruolo dei comitati mensa, penso al sistema del self-service per i bambini e dell'autonomia anche gestionale dei bambini nelle scuole primarie, piuttosto che anche una scelta innovativa che abbiamo fatto negli ultimi due anni, che è quella del trasporto di tutti i pasti dalle cucine alle 33 scuole che sono oggi servite sul territorio comunale con 6 furgoni completamente elettrici. Tutti elementi che negli anni hanno portato ulteriori innovazioni e una capacità appunto per Fano di essere in qualche modo un modello a livello nazionale. Thank you.